Ciao, mi chiamo Marco e mi piacerebbe poter comprare un'auto nuova, fare un viaggio con la mia ragazza, ma ho bisogno di un piccolo aiuto. ProFamily, prestiti personali, cessioni del quinto della pensione o dello stipendio e mutui BPM con la massima trasparenza. Perché ProFamily è la società di credito del gruppo Banco BPM, un grande gruppo bancario per realizzare un grande sogno, il tuo. Ti aspettiamo a San Nicandro Garganico, via Antonio Gramsci 91. Messaggio pubblicitario. Info su profamily.it. Cari telespettatori, buonasera, benvenuti al programma culturale intitolato Culture. Bene, cari telespettatori, sono contento di essere qui con voi questa sera per parlarvi di una grande opera letteraria, meglio di un grande romanzo fantasy. Oggi vi parlerò del Signore degli Anelli. Innanzitutto, il Signore degli Anelli appartiene al genere, come ho detto precedentemente, del fantasy, e quindi è un romanzo fantasy scritto da J.R. Tolkien. Questo romanzo riprende da un altro romanzo precedentemente scritto anche da Tolkien, di nome Lo Hobbit. Lo Hobbit venne scritto fra gli anni 1960 e 1970. Oltre a Lo Hobbit, il nostro Signore degli Anelli riprende da un'altra opera, dal Silmarillion. Il Silmarillion ci parla della conquista dell'anello. Ecco, in poche parole, il Silmarillion è un'anticipazione a quello che sarà il Signore degli Anelli. Perché? Perché il Silmarillion ci parla della lotta per il potere combattuta da Sauron contro Isildur. Sauron aveva in possesso un anello e con questo anello, simbolo del potere, comandava nove anelli che erano distribuiti a nani, elfi, giganti, eccetera. Quindi, in poche parole, Sauron comandava tutta la Terra di Mezzo. L'ambientazione del Signore degli Anelli è importante, perché noi ci troviamo nella Terra di Mezzo e nella terza era immaginaria. Il Signore degli Anelli riprende dalle saghe celtiche, per meglio dire dalle saghe anglosassoni, quindi dal ciclo anglosassone. E c'è una lingua speciale utilizzata nel Signore degli Anelli, che è il cosiddetto Quenjua. Il Quenjua è una lingua artificiale. Possiamo affermare che il Signore degli Anelli vede quindi la lotta fra il bene e il male. Il male, che è rappresentato da Sauron, come ho precedentemente detto, scusate, e anche da Saruman, che è uno stregone cattivo. Il bene, invece, è rappresentato dagli Hobbit. Gli Hobbit sono piccoli esserini, molto bassi e dediti agli scherzi e anche provvisti di molti peli. Dobbiamo affermare che questi hobbit
sono importanti e noi conosciamo diversi personaggi che sono hobbit. Ad esempio c'è Bilbo Baggins, il quale nella Compagnia dell'Anello possedeva, ha custodito per molto tempo l'anello ed è un hobbit. Poi avremo altri comunque personaggi. Dobbiamo affermare che l'anello è simbolo del potere e questo simbolo del potere è, come dire, lo si può trovare nelle storie di Erodoto, quindi con l'anello di Gige, quindi probabilmente l'anello del Signore degli Anelli, si è ipotizzato che derivi dall'anello di Gige, oppure c'è un'altra ipotesi che questo anello, ripeto, simbolo del potere, possa derivare dall'Orlando Furioso, dal nostro Orlando Furioso, quindi che è un'opera quindi importante. Dobbiamo affermare che noi abbiamo quindi diversi personaggi e adesso comincerò a spiegarveli. Allora, prima di tutto, quindi abbiamo Gandalf, quindi ecco qui Gandalf, rappresentato nel celebre film Il Signore degli Anelli, La Compagnia dell'Anello, Le Due Torri e Il Ritorno del Re, rappresenta lo stregone buono. Diciamo lo stregone che faceva parte del Gran Consiglio degli Stregoni e lui è un personaggio, uno dei personaggi principali. Poi abbiamo che c'è Frodo Baggins. È così. Frodo Baggins nel celebre cinema che tutti conosciamo è interpretato dall'attore Elijah Wood. E Frodo Baggins quindi è un hobbit detentore dell'anello. Poi, sempre seguito da Frodo Baggins, ci sarà Sam Visagenji, il suo aiutante. Dopo proprio dell'illustrazione di Frodo Baggins, illustriamo Legolas. Legolas interpretato al cinema da Orlando Bloom. Legolas è un elfo Sindar dotato di arco, quindi è un ottimo arciere ed è dotato di un'ottima vista. Poi abbiamo Gimli. Gimli è un nano, quindi di bassa statura, è un nano della dinastia di Durin ed è dotato di ascia, quindi un forte guerriero. Poi abbiamo quindi Aragorn. Aragorn è interpretato al cinema da Viggo Mortensen e egli è detto anche in italiano Gran Passo. Egli è il diretto discendente di Elendil e di Isindur. Isindur, il quale sconfisse Sauron e fu anche detentore dell'anello. Egli combatterà la guerra dell'anello e egli sarà il nuovo re di Gondor. Poi abbiamo Sauron, come abbiamo precedentemente detto e anche illustrato, che era prima un abile combattente e poi si trasformerà quindi nell'occhio nero di Mordor. E poi avremo quindi Saruman che è interpretato dal compianto attore Anthony Lee. E Saruman quindi era prima uno stregone del Gran Consiglio, il capo del Gran Consiglio, ed era uno stregone buono, poi dopo diventerà uno stregone cattivo al servizio di Sauron e il suo posto sarà preso dal nostro Gandalf, dallo stregone bianco che porterà alla vittoria anche i nostri protagonisti. Cari telespettatori, spero che questa puntata sia stata di vostro gradimento. Io vi aspetto con il consueto appuntamento di settimanale di culture il martedì e vi auguro una buona serata e vi abbraccio tutti. Buona serata.